Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Z Dokkan and Battle, versione global, ovviamente nell'account principale, come potete vedere, con lui, guardate, guardate, con lui come al solito, con Super Vegito SA10, guardate lì cosa c'è scritto, Super Attacco Max, e non solo, guardate qui che team mi sono preparato, guardate, Gogeta Super Attacco Max SA10. E infine, guardate qui la nostra new entry, è SA10, signori, signori, mamma mia, stiamo sbancando letteralmente ultimamente, però il problema è che ci manca sempre lui, ci manca un personaggio, anzi in realtà adesso ce ne mancano due, però ci manca sempre lui. Quello che sto cercando da una vita e probabilmente avrete già capito di chi sto parlando, e no, non mi sto riferendo a lui, quello lì di colore blu e rosso, no. Bensì mi sto riferendo ad un personaggio dai capelli lunghi. Ora vi faccio vedere un attimino nelle summon. Vi faccio vedere nelle summon cos'è che abbiamo. Ecco qui. Ovviamente abbiamo anche lui, eh. Abbiamo il Dokkan Festival con Goku Super Saiyan Blue Kaioken per Tichi. Allora, partiamo da questo presupposto. Personaggio immenso, personaggio grandissimo. Nei primi 10 turni in cui attacca fa dei buchi enormi. È un personaggio immenso. In Team AGL insieme a Super Vegito fa dei danni enormi. Linkano un amore ed è davvero un personaggio immenso. Il problema è che sinceramente non mi va di spendere delle stunts su un personaggio che prima di tutto non è un god leader. È un semi-god se non sbaglio. E seconda cosa, non ne vale la pena. Non ne vale assolutamente la pena per il momento, secondo me. Poiché comunque ci saranno delle altre summon che sicuramente ci daranno la possibilità di trovarlo. Però, qui come potete vedere abbiamo una summon molto particolare. Non so se nel momento in cui voi state guardando questo video c'è ancora, però se c'è ancora, regà, buttateci tutte le stones che avete. Ma nel momento in cui non avete questi personaggi, se avete Super Vegito, secondo me potete buttarci una quantità limitata di stones. Se avete Super Vegito e Gogeta come me, dovete buttarci allo stesso tempo una quantità limitata, forse anche di più, di stones. E badate bene, non sto dicendo illimitata, ma limitata. Mentre se avete Gotenks, vabbè, buttatecele assolutamente. Regà, la cosa principale è Vegito. Se non avete Super Vegito, buttate tutte le stones che avete su questa batch. Se lo avete, limitatevi. Limitatevi ovviamente a vostra discrezione. Io comunque, avendo già Super Vegito e Super Gogeta, punterò ovviamente al nostro carissimo Goten Super Saiyan terzo livello. Come potete vedere, mi rimane la single summon, che poi si chiama, sì vabbè, che poi non è una single summon, ma è una multi summon. Comunque mi rimane la single summon da 30. Cosa ci dà questa qui da 30? Badate bene, ci dà 7 personaggi con sole 30 Dragon Stones, di cui almeno uno, e dico almeno uno, può essere soltanto anche uno, un SSR. E ovviamente fra questi SSR potrebbe capitarci uno di questi tre. Non ci capita uno, cioè non sto dicendo che capita per forza uno di questi tre, ma potrebbe capitarci, c'è questa possibilità. Ovviamente vi ripeto, puntiamo a Gotenks, è l'unico che mi manca qui. Però vi dicevo, buttateci assolutamente tantissime Stones. Mi dispiace per chi, diciamo, ha buttato stones su questa batch e non ha trovato Goku Kaioken. Avete tutto il mio supporto. Fortunatamente qui mi sono limitato. E quindi ci andremo a fare soltanto questa multisummon da 30 Dragon Stones. Vediamo chi è il nostro SSR, o meglio, chi saranno i nostri SSR, magari. Ed infine ci andiamo anche ad aprire uno o forse due o magari anche tre ticket con gli SSR garantiti. Ora, non vi dico quali personaggi cerco, vi ho detto soltanto Gotenks e ovviamente non lo troveremo, ve lo dico. Non vi dico quali personaggi cerco perché voglio fare una cosa oggi. Voglio fare una cosa, anzi, ve li dico, dai, non fa niente. Allora, cerco, e dico cerco, Goku Super Saiyan Blue AGL, Gohan Supremo AGL. Magari cerco, non lo so, Bills STR, mi va più che bene. E poi non ne ho idea per il momento. Non ne ho idea, non voglio dirne altri. Però sicuramente Goku Super Saiyan Blue AGL e Gohan Supremo rientrano praticamente nei personaggi che sto
praticamente cercando più di tutti fra gli SSR non Dokkan Festival. E mi sembra di aver detto praticamente più volte. Comunque, lasciamo perdere. Abbiamo ovviamente anche la batch della DB Saga, ma va benissimo. E quindi voglio fare una cosa. Allora, iniziamo prima con una multisummon friend point, ok? Facciamo così, utilizziamo questo rito. Poi voglio fare una cosa. E vedrete presto cos'è che voglio fare. Voglio fare una cosa figa. Spero vi possa piacere. Io ci soffrirò, ve lo dico, ma spero vi possa piacere. Tra l'altro, voglio provare a fare anche un'altra cosa. Proviamo a fare una sorta di scommessa. Se trovo Gotenks Super Saiyan di terzo livello, vado di là, in cucina ovviamente, vado a prendere, oddio, sto per dirlo, un piatto e lo spacco a terra. L'ho detto. Quindi a questo punto, ecco, questa è ottima come cosa, perché spero di trovare Gotenks, ma allo stesso tempo spero anche di non trovarlo. Questa è ottima come cosa. Quindi ci siamo fatti questa multisummon. E io a questo punto vado, A questo punto vado, però guardate cose che voglio fare. Non so se riuscite a godervi questi momenti, però voglio fare una cosa del genere, ora vedrete. Allora, ok, non voglio vedere né il caricamento com'è, nel vedrete tutto voi prima di me, tutto, ho detto prima di me, vabbè, vedrete tutto prima di me, qualsiasi SSR, qualsiasi personaggio, tutto, ok? Vi faccio vedere cosa facciamo, Mi bendo, in un certo senso, molto economico come metodo, e vi assicuro che non vedo nulla. Faccio partire il caricamento. È partito. Super Saiyan di primo livello. Secondo livello? Niente, terzo livello. Brutta cosa. Brutta cosa. Nemmeno Bye Guys, quindi no. Non è assolutamente un SSR che vale la pena pullare qui. Assolutamente. Vabbè. Prossima. Ok, nessun rumore. Almeno per il momento, Quindi, il primo tra l'altro non l'ho sentito, però non mi è sembrato di sentire un rumore, quindi... Beh, dovrebbero essere due personaggi normali, vediamo, prossima. Ho visto pullare il mondo qui in questa batch, ovviamente. Noi siamo sculati fino a un certo punto. Ci sono momenti in cui siamo sculatissimi ed altri momenti in cui davvero non ce ne gira una. Prossima! Allora, prova ad indovinare, questo è... Questo è, vediamo, piccolo int, questo è piccolo int. Bene, piccolo int raro. Prossima. Nessun rumore ancora. Dai, almeno non ce ne usciamo con un SSR schifosissimo soltanto. Io ho paura, non lo so. Vabbè, non fatemi dire niente che mi butto soltanto la sfortuna. Prossima. Ok. Beh, questo forse potrebbe essere un SSR, perché ho sentito un rumore. Potrebbe esserlo. Vabbè, continuiamo. Ok. Questo è l'SSR. Questo l'ho sentito. Speriamo bene, non... Vabbè, tanto non abbiamo trovato nessuno, ve lo dico. Probabilmente questo è un doppione. Statemi a sentire. Prossima. Prossima? Ah, ok, era finito. Ora devo cercare di tornare al menu. Vediamo se ci riesco. Ci riesco. Oh, ok, ci sono riuscito. Ok. A questo punto, cos'è successo? Che voi avete visto praticamente chi abbiamo pullato in questa batch, ok? Tanto non avevo visto nemmeno scendere le stones. E quindi avete visto chi abbiamo pullato. Ora, voglio fare la stessa cosa. Facciamo la stessa identica cosa con i ticket, ok? Proviamo a farne con uno. Quindi... Ora come faccio? Cioè, non posso così. Vabbè, dai, lo vogliamo scoprire adesso? Scopriamolo adesso insieme, che abbiamo trovato.
Oh, vabbè, però sono più contento così. Oddio santo, finalmente! Quante stonze che c'ho, che ci ho dovuto buttare so. Mamma mia, mettiamolo subito tra i preferiti. Shop, facciamo tutto insieme, dai, e lo faccio, regà, lo faccio, non vi preoccupate, lo spacco il piatto, questo è poco ma sicuro, però, oddio santo. Tra l'altro è anche orario che arrivano i miei genitori fra poco, quindi devo muovere, devo fare una cosa velocissima, ma deve essere proprio indolore, altrimenti qui davvero, se non mi vedete più sul canale, potete immaginare che fine ho fatto, ecco. Quindi, allora... Basta, non so più che dire io. Perché? 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 Perché ho fatto questa promessa? Perché l'ho fatto? Allora, fermi tutti. Però io ve l'ho detto, lo spacco il piatto. Lo spacchiamo a fine video, ve lo dico. Lo spacco, però fermi tutti perché... Almeno il ticket, dai. Il ticket ce lo guardiamo, ormai tanto, ragazzi, voglio dire. È fatta! È fatta! Abbiamo trovato Gotenks, finalmente. Mamma mia, che c'è voluto? Cosa c'è voluto per trovarlo? 3 God Leader su 4. Ah, no, che 3 God Leader? Dio santo. 2 God Leader su 3. Giustamente. 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 Potevamo non trovare un doppione oggi? Mi sembrava strano, però, signori, va bene così, va bene così. Va bene così, va bene così. Allora, torniamo al Baba Shop. Non so questo video quanto durerà. Ve lo vedete tutto così. Perché dovete arrivare fino alla fine. E non skippate. Perché ci rimangono ancora degli SSR da trovare. Quindi, dai. Dai, comunque, ma perché non riesco a... Ah, perché quelli lì, questi qui sono non rari, ecco perché. Quindi facciamo così, ecco qui. Perfetto, una paura matta di vendere personaggi che non dovrei vendere, ok. Torniamo di nuovo nelle summon. Torniamo di nuovo nelle summon. Oddio, cosa sto facendo? Dai, speriamo bene, raga. Allora, sono soddisfattissimo, ve lo dico. Sono soddisfattissimo, però sbanchiamo qui, secondo me. Oggi davvero sbanchiamo. Oggi sbanchiamo. Dai, troviamo qualcosa di buonissimo. C18 int, che, attenzione, che prende un attimino di senso, di significato, in Team Buan, che tra l'altro ancora non deve uscire. Potrebbe andar bene, dai, voglio sfruttarmi anche quest'altro ticket SSR. E poi, signori, lo andiamo a fare. Allora. Ticket dorato SSR, abbiamo trovato 2 Gotenks, C18, che altro era? Kid Buu AGL, ovviamente, doppione. Prossimo. Oh no, un'altra grande scimmia. Proprio loro no. Tora. Bene, va benissimo lo stesso. E allora? Allora. È arrivato il momento, eh. È arrivato il momento, io sto per farlo. Vado a prendere il piatto. Quando dico una cosa la faccio, ricordatelo. Vado a prendere il piatto. Allora... Eccoci tornati. Sta per accadere. Io non devo fare più, non le farò più queste promesse. Aspetta, lo so che le farò di nuovo. Devo muovermi, che sta per tornare mio. I miei genitori stanno per tornare. Devo muovermi. Piatto, come potete vedere. Ok?
Allora, ho promesso, tra l'altro ho anche un gruppo di Dokkan Battle qui, dove c'è il carissimo Faxo di Dragon Ball Z Dokkan Battle Italia, e ho promesso che gli avrei fatto sentire il rumore del piatto cadere. Quindi io vado, ho attivato anche la registrazione, vado. Yes, ecco, se qualcuno non dovesse crederci, vi faccio un attimino vedere, guardate un attimo. Guardate quanto è bello il piatto rotto qui a terra. Guardate i CD lì, tutti rotti, yeah. Ora cos'è che devo fare? Devo andare subito a prendere una scopa e devo andare a pulire, perché altrimenti sono morto. Quindi al prossimo video.